Hanno detto che è il derby della tristezza, io dico di no. È un derby che i tifosi leccesi e i tifosi baresi non meritavano, perché sono due tifoserie che meritano una squadra in Serie A. Tutto sommato ha ragione Mimmo Cataldo, direttore generale del Lecce. Nessuna tristezza, ma gioia dimezzata. Per il Lecce appunto, che sperava di ribaltare forse il risultato. Per il Bari, che a un passo dalla fine si è visto sfuggire una preziosa vittoria. Una partita che sarebbe piaciuta a Giano, il dio dalle due facce. Primo tempo col Bari a tutto campo, ripresa con Lecce in costante assedio alla porta avversaria. Il pareggio sembra lontano mille miglia, quando dopo 10 minuti un assist di Cowens manda in gol il generoso Piraccini, uno che segna solo lontano da casa. Tutto fa pensare al KO, e mentre in campo cresce il nervosismo, senza risparmio di cattiverie da una parte e dall'altra, arriva il momento giallo del derby. Punizione di Barbas e di testa Pasculli trafigge Pellicanò. L'esultanza dei leccesi però si spegne nel vedere il segnaline statuario con la bandierina alzata. Niente gol. L'atmosfera così in campo e fuori si fa incandescente, ma per fortuna, del segnaline si intende, arrivano i nostri, cioè Agnolin, che sa come farsi rispettare. Pellicanò invita i suoi alla calma, ma dall'altra parte neanche il vecchio barone sa trattenere la stizza e si becca un cartellino giallo. Qui si vede insomma il polso di un arbitro mondiale, davvero protagonista eccellente di questo derby. Una Agnolin story che merita di essere proposta. Sempre severo e deciso con i giocatori, minaccioso ogni volta che serve, a volte però anche prodigo di incitamenti per i giocatori in difficoltà. La partita intanto volta pagina. Nella ripresa la squadra di Bolchi sembra lasciare negli spogliatoi il centrocampo e subisce l'assalto generoso ma non sempre lucido del Lecce. Il solito ride out, vero eremita dell'attacco barese, non trova il gol per colpa di Danova, che si traveste da palo aggiunto, e come vuole alla fine una vecchia regola del calcio, batti che arriva il pareggio. Ci pensa a 3 minuti dalla fine Pedro Paolo Pasculli, uno che il biglietto per il Messico se lo sta conquistando a suon di gol, 6 nel solo girone di ritorno. Pareggio in campo dunque, ma opinioni opposte alla fine negli spogliatoi. Lecce ha spinto di più e se avesse perso sarebbe stata una beffa. Olchi, derby beffa? Beh, direi di sì, pareggiarlo in questo modo a 4 minuti dalla fine fa veramente rabbia.